Buongiorno a tutti, fa piacere vedervi in presenza finalmente, facce amiche. E, oggi iniziamo, facciamo questa giornata di lavoro, siamo finalmente riusciti a concretizzare quello che era un progetto partito nel 2020, che è saltato nel 2020, e siamo finalmente arrivati al 2021 in presenza. Non so quanto riusciremo a resistere in presenza, ma comunque grazie a voi e alla vostra partecipazione, grazie agli sponsor. Oggi sarà una giornata abbastanza intensa perché i tempi sono molto stretti, ve l'abbiamo scritto e quindi io direi di iniziare su, passo direttamente la parola al nostro presidente dell'associazione che vi farà un pochettino il quadro dei programmi futuri, dei programmi attuali e grazie ancora della partecipazione. Buongiorno a tutti. Togliamoci la maschera. Buongiorno a tutti. Questo è un congresso che abbiamo organizzato con grande difficoltà. Devo dire grazie a tutti e due i colleghi, Peter Dalla Vedova, Antonio Pitocco, perché a un certo punto sembrava veramente difficile da realizzare. Era partito in forma diversa, doveva essere di 2 giorni, come avevamo fatto in altre occasioni, a Fiuggi. Sarebbe stata una cosa diversa anche per ringraziare la provincia di tutti gli sforzi che fa. Adesso stavo parlando con Antonio Pitocco, mi diceva delle difficoltà che ci sono a Frosinone perché sono pochi, pochi e male organizzati. Purtroppo sono problemi che ci portiamo appresso da tanto tempo. La Loto dovrebbe risolvere un pochino, aiutare a risolvere questi problemi. In realtà, abbiamo passato 2 anni difficilissimi. 2 anni, io sono stato presidente 2 anni in un periodo di Covid che è partito da marzo 2020. Questo è il primo congresso in presenza che facciamo dopo 2 anni. L'ultimo è stato quello a San Giovanni, organizzato da Francesco Pallotta. Con diversa ambientazione, diverse abitudini, vi ricordate, erano anche tempi diversi, gli sponsor erano diversi, cioè gli sponsor sono gli stessi, però con altre possibilità. Ormai purtroppo ci dobbiamo abituare a una realtà diversa. In questa realtà diversa anche la Loto è cambiata e abbiamo una Loto diversa rispetto a prima. Poi vedremo, cioè non ci sono più i fondatori, c'è stata un'evoluzione perché ormai tutti con una certa età, però ci hanno lasciato anche gli ultimi due, poi li ricorderemo nel corso della seduta amministrativa. Ma il segno tangibile del cambiamento è, se mi mandate la prima immagine, il segno tangibile è che in 2 anni. Ma questi non si riferiscono alle 62 nuove iscrizioni ai 2 anni, ma si riferiscono solo a quest'ultimo anno. Questo cosa vuol dire 62 nuovi iscritti? Vuol dire che c'è stato un rinnovamento totale. Io me ne sono accorto già da 2 anni, quando abbiamo cominciato la formazione a distanza. La formazione a distanza siamo stati obbligati perché non ci potevamo vedere. E allora la formazione a distanza ha scremato un pochino gli interessi, ha fatto capire un pochino l'evoluzione. Quale evoluzione? Abbiamo fatto tanti webinar. In questi webinar abbiamo visto, già a partire dal primo, che erano seguiti, tutti hanno avuto una frequenza di almeno un centinaio di persone, ma erano tutti giovani che venivano. Quindi c'erano il corpo, diciamo, preposto alla formazione, i meno giovani, e poi tutti i giovani, i quali in occasione di un webinar avevano il coraggio di porre le domande, di intervenire, tutte cose che in presenza non facevano. E questa formazione si sarebbe dovuta evolvere anche verso forme più pratiche, cioè il Cadaver Lab, formazione sul
sull'osso sintetico, corsi di frequenza in qualche ospedale. Tutto questo non è stato potuto fare. Questi sono i progetti ambiziosi per l'anno prossimo, sempre sperando che questo Covid non ci perseguiti. Ecco, io in questa evoluzione, in questo momento così difficile, eccetera, ringrazio, ci tengo particolarmente a ringraziare i due presidenti per lo sforzo che hanno fatto di poterci riunire tutti qui in questo convegno. Mi fa piacere rivederci dopo 2 anni, questa è l'occasione giusta. Iniziamo questi lavori, saremo un pochino spietati sui tempi perché il programma è molto fitto, quindi i tempi debbono essere limitati, e ringrazio soprattutto 3 personaggi che sono venuti oggi, che sono Tito Amorese, Pappalardo, Alfredo Carfagni, perché rappresentano il nostro essere, cioè era la Loto di qualche anno fa, si sono impegnati tutti e 3 tantissimo per la nostra Loto e adesso mi fa particolarmente piacere vederli qui. Io credo che possiamo dare inizio ai lavori, poi ci rivedremo nel corso della seduta amministrativa. Grazie a tutti e benvenuti a tutti.